Benissimo ragazzi, allora pronti rigorosamente a continuare in compagnia del vostro Diablotex su Xenoblade Chronicles 3, senza che ci perdiamo in chiacchiere qui ragazzi, perché abbiamo tanto, tanto e tanto da fare, cazzo. Andiamo, allora, andiamo a parlare innanzitutto, perché bisogna parlare qui, Aumentiamo la nostra fiducia, forse. E grazie per il vostro aiuto in battaglia, non ci avremmo mai fatta rientrare senza di voi. 4 Lemnis della colonia Sigma, non so come avrei potuto fare. Non abbiamo molti Lemnis nella nostra colonia, è chiaro che è un problema. Già, mi chiedo dove potremmo trovare dei rinforzi. E che ne so io. Abbiamo finito di parlare? Va bene. Dobbiamo parlare un po' con tutti qui ragazzi, Quando termina riparazioni a Lemnis, Arala passa a regolazione telaio pon energetico per Zeon e Kurt. Vabbè, comunque, ok, la telecamera era andata un po' a puttane, ecco. Sembrate molto impegnati. Prima e dopo battaglia, qui è sempre super iper trafficato. Però Arala ama il suo lavoro, quindi nessun problema. Dopo tutto pon. Ma come cazzo parlate? Vabbè, comunque. Io parlo bene, non so voi, ma comunque. Ehi, le forze speciali rientrano tardi. Sì, perché Nova si è fermato a fare la sua solita roba da tramandante. Come sempre. Sarete molto stanchi, dovreste andare subito a dormire prima che si faccia ancora più tardi. Ma prima di andare a dormire, io voglio continuare a parlare con chi di dovere. Quindi state calmi e so io quando andare a dormire. Va bene? Ok, vediamo un po'. Avete sentito? Pare che il Ferronis della Colonia 9 non potrà muoversi per un po'. Non può muoversi, ma è riuscito a rientrare dal campo di battaglia. Sembra che il motore sia stato danneggiato nella battaglia contro la Colonia Sigma. Quindi i meccanici nopponici hanno detto di disattivarlo completamente mentre si occupano della manutenzione. Ah sì? Sembra che resteremo parcheggiati qui per un po' allora. Sì, può succedere, ma finché abbiamo un letto per dormire, finché abbiamo anche da mangiare, non ce ne fotte una sega. Quindi andiamo a continuare a parlare qui. Abbiamo sconfitto la colonia Sigma, ma la cronofiamma non si è alzata di molto. Ti fai prendere la mano alla svelta, Hai fatto a pezzi quegli Agnus con il tuo Levnis, ok. La cronofiamma non aumenta né se non li uccidi con un Gladius, occhio. Ah, ok. Calma, sono un pilota da sangue freddo, niente colpi di grazia avventati. Li tormento il più possibile e mi fermo giusto in tempo. Se lo dici tu, va bene. Vediamo un po'. Dite che abbiamo finito di parlare con tutti, ragazzi? Voi dite questo? Vabbè. Sembrerebbe che sia così. Non voglio saltare e sbagliare. Vabbè, comunque andiamo. Andiamoci a riposare un po' perché credo che sia giunto il momento, Un attimo. Io credo che sia giunto il momento. Poi vediamo. Vai. Andiamo a riposarci, via. Interagisci, ci mancherebbe. Ok, a tra poco ragazzi. Lasciamo parola ai protagonisti, come giusto che sia. なあ、送り人を始めたのってあれからだよな。え？うん。まあね。まだなのか？いや、吹っ切れたとは言わないけど。自然になった仲間たくさん送ったからさ
いろいろあるんだ。送る側にも送られる側にも。ふん。俺よりあいつの方だよ。え、つつつつ。今日また無理してた。仕方ねえさ。もうずっとだからな。謝り損なったんだよ、あいつ。だから。お？戦闘査定の話か？ボーナスポイントだったら今日は俺の独り占めだぜ。はあ？なわけねえだろ。あたしの方が稼いだっつーの。いやいやいや、敵の中型こかしたのは俺だろ。ポイント高いって。よく言うぜ。あと数秒回復が遅れてたらぶっ倒れてたくせに。いやいやいやいや、あれわざと。わかんない？お前に花を持たせようっていうこの俺の優しい心遣いが。はあ？なんだよそれ。さてっと、今日はもう寝るか。ああ、帰りの歩きでくったくただよ。ごめん。さあ行こうぜ。おう。うん、bene ragazzi, credevo sinceramente che sarebbe stato qualche... Credevo che sarebbe stato un po' più lungo il discorso, il lagazzin, però va bene così. Allora, vediamo un po' cosa c'è da fare qui. Bene, forse è ora di buttarsi in brandina. Sì sì, dormiamo, siamo stanchi, ok. Riposa al massimo, Pon. Dormire molto importantissimo. Senza dubbio. Senza dubbio. Kinkyu shoushu? Nan datte konna asappara kara? ねみ、わからない。とにかく行ってみよう。集合場所へは鉄巨神の中を通らないとな。ノアだってそれくらいわかってるって。Cioè io volevo riposare. E meno male che dicono che dormire è importantissimo. E poi mi chiamano subito, vabbè. Mi svegliano subito. Ok, vediamo un po', eh. Facciamoci un giro qui sopra, ragazzi, perché magari c'è qualcosa da prendere, chi lo sa. Vedete, poi scoprendo cose si ottengono punti esperienza, anche se magari sono pochi. Allora, uno è lì. E come ci andiamo? Ah, buh. Lo scopriremo dopo, va bene. Interessante. Nanda yo.緊急招集ってキャッスルの直命だってよ。敵の機動部隊がこのエリアに接近中なんだと。マジかよ、俺寝たのさっきなんだけど。夜更かししてる方が悪いもん。誰のせいで寝られなかったと思ってる。お前に整備を頼んでおいたパワーアシスト設定値めちゃくちゃだったんだよ。もう、ああ多分それ他の人のも。リクは人気者だからいろんな人からオファーが殺到するもん。それで混じっちゃったもん。ま、気になるなら自分で設定し直せばいいもん。だから寝不足になってんだよ。本日のミッションについて伝達する。ミッションの目標は現在制圧領域に接近中のこれだ。観測質量からかなりの大きさのものと推測。移動速度からマルヒト時にはアルフェト渓谷へと到達するものと思われる。目標からはかなりの強さのエーテルエネルギーが放出されている。諸君らの任務は
当該時刻までに渓谷へと赴き、このエーテル源の調査及び破壊だ。軍務長、質問があります。なんだ。破壊ということはアグヌス軍のものでありますか。それはわからん。未確認の情報だが、奴らもこれを狙っているらしい。ということは別の勢力のものと見た方がいいだろう。該当地域でのアグヌス軍との戦闘も予想される。詳細は作戦発動後人見に送る。各自気を引き締めて作戦を遂行するように。以上。Sarà meglio che ci prepariamo anche noi, direi proprio di sì, No, vuoi andare allo spaccio a comprare un po' di equipaggiamento? Dobbiamo abbigliarlo con qualcosa di più resistente, così sembrerà meno un indifeso mollusco. Ok, ora che ci siamo presi a ricompensa per quel lavoretto alla colonia Sigma, non dovreste navigare nell'oro? Ma che nell'oro? Posso procurarvi accessori di prima qualità. Beh, qualche consiglio da un veterano come Mumba non farà male, no? Grazie Mumba. Amici, va a spaccio? Credo che sia Camilla a occuparsi della distribuzione a quest'ora. Beh, buono sapersi. Bene, andiamo a occuparci dei preparativi allora. Ma io non so se abbiamo tutti questi soldi, ragazzi. Io non lo so. Missioni standard, preparativi per la battaglia. Accettata, vabbè, abbiamo accettato tutto, insomma, va bene. Informazioni missione. Premi Y per vedere l'obiettivo attuale della missione attiva. Ok. Allora, comprare oggetti. Puoi acquistare oggetti nei negozi in cambio di G, oro. Puoi anche vendere oggetti ai negozi per ottenere G, vabbè, chiaro. Cianfrusaglie. Gli oggetti contrassegnati con l'icona di una bilancia sono cianfrusaglie, ok. Possono soltanto essere vendute, perciò usale per guadagnare G e comprare quello che vuoi. Vai a parlare, vabbè, andiamo a parlare, vai. Allora, innanzitutto qui abbiamo da parlare con un po' di persone, quindi aspettate, insomma. Prima dobbiamo sistemare il mio equipaggiamento, ok, andiamo. Facciamo scorta di un po' di roba per il viaggio. E ragazzi, sempre indaffarati, eh? Diciamo di sì. Senti, potremmo avere un paratempi di bronzo? Vorrei Noah fosse ben equipaggiato. Nessun problema. Vai a fare acquisti. Come prima cosa seleziona compra. Nei negozi puoi anche vendere oggetti. È chiaro. Seleziona l'oggetto che vuoi. Gli accessori acquistati possono essere rivenduti allo stesso prezzo. Ah, quindi non ci si perde. Questa è una cosa buona. Abbiamo i crediti, sì, necessari, va bene. Hai acquistato il paio di bronzo, ora puoi uscire dal negozio. Ok. Ah, non posso vendere ancora. Felice di esservi stato d'aiuto. Va bene. Siamo ancora un po' guidati qui, Ancora possiamo fare tutto. Un paratempi di bronzo. Bene, almeno ci renderà la vita più facile. Insomma. Già, muoviti a indossarlo, su. Sì, va bene. Per cortesia e grazie, non è che puoi dare ordini così, Assegnare gli accessori. Puoi assegnare gli accessori in personaggi. Accessori nel menu, vabbè, già ce l'ha detto prima, ragazzi. Vediamo un po'. Gli accessori sono elementi di equipaggiamento che i personaggi possono indossare. Missioni. Ah, ok, dobbiamo andare qui per forza. Bene. Assegna equipaggiamento. Nel menu personaggi troverai diverse opzioni di personalizzazione. Allora, inizialmente avrai un solo slot disponibile, ma salendo di livello puoi sbloccare fino a 3 slot. Ok, il prossimo è al livello 30, ragazzi. Vediamo un po'. Nell'icona, vabbè, dice che è equipaggiato. Questo cosa fa? Ah, più 20 di punti massimi. Ok, vediamo un po'. Tanto dice di indossare questo, ragazzi. Sì, mi sento già un po' più forte. Wow, allora è un'ottima attrezzatura.
Allo spaccio puoi sempre trovare utili oggettini del genere, conviene andarci ogni tanto. Ogni mezzo è lecito contro gli Agnus, eh? Se continuiamo così la colonia potrebbe anche salire di grado. E migliorerà anche l'equipaggiamento che abbiamo a disposizione. Faremo del nostro meglio perché succeda, grazie Mumba. Ottimo, quindi siamo tutti equipaggiati? Andiamo alla piazza svelti. Certo. Ma che svelti, Ciccio? Stai calmino, so io quando andare. E beh. Cosa? Sul serio? Questo è un bel guaio. Ehi Noah, cosa aspetti? Chi aspetti? Andiamo, no? Andiamo, no? Ok. Sì, scusa, è che... ora questo parla strano. Pare che è preoccupato. Insomma, sono preoccupato, sì, ci mancherebbe. Oh, porca scintilla, ti metti a fare il buon samaritano proprio ora? E va bene, vediamo un po' che succede. Aggiornamento missioni. Quando fai progressi in una missione, questa viene aggiornata. Premi, vabbè, i direzionali per cambiare la categoria della missione. Mappa della destinazione. Puoi confermare il tuo obiettivo attuale con Y, mentre premendo il tasto più puoi anche visualizzare una mappa delle immediate vicinanze dell'obiettivo della missione. Ok. Sì. Torno un attimo qui, ragazzi, Abbiamo ancora a disposizione qualche pezzo di equipaggiamento da urlo. Avete già usato tutta la vostra ricompensa? Se siete a corto di contanti, perché non mi portate qualche oggetto collezionabile? Tutto fa brodo. Vendi. Vediamo un po', Allora, qui diceva che... se compare una bilancia... è roba che non serve. C'ha un fusaglia in pratica. Vediamo un po', Ok, vediamo qualcosina. Vediamo qualcosina, Cosa possiamo acquistare? Vediamo subito. Ok. Ok, però tanto... Al momento lasciamo così, ragazzi. Al momento lasciamo tutto così, dai. Ok. Andiamo a parlare con qualcuno, no? Vediamo se possiamo andare a parlare qui prima, ragazzi. Concluderemo questa missione in circa 3 minuti. Mi sembri un po' troppo ottimista, amico, ma mi fa piacere vedere che hai fegato. Ho dedicato un minuto al combattimento vero e proprio. Se non riuscite a stare al passo, non avete speranza. Ricevuto, noi pensiamo a difendere Noah, voi potete concentrarvi su riempirla cronofiamma. Dobbiamo aiutare anche lo spaccio e la squadra di recupero. Più la svelta li fai fuori, più battaglie e puoi combattere, no? Ok, parliamo con tutti qui, ragazzi. Se questa missione ha successo, la colonia salirà di grado ferro. Di grado ferro, ok. Il comandante è di buon umore. Un decreto reale è pur sempre un decreto reale. Non iniziate a battere la fiacca adesso. Sì, sì, stai attento anche tu. Kit cerca di non farti ammazzare mentre insegui la vittoria. Ma veramente, io voglio far tutte le cose per bene, poi... ognuno può dire la sua, insomma. Allora, andiamo a parlare qui. Un decreto reale, vabbè. Come va la manutenzione del telaio energetico? Tutto secondo i piani? Sì, ho solo dormito poco, grazie a qualcuno. Non avresti dovuto ridurlo in questo stato, odio ammetterlo, ma gli Agnus saranno sempre più forti. Se i nostri telai energetici non sono in condizioni perfette, non sarà un combattimento alla pari. Non serve che me lo ricordi, Ciccio. Poi se dice anche Ciccio... siamo a posto. Ma Ciccio posso dirlo solo io. Noah, tu sei nel tuo nono periodo, vero? Sono al nono periodo anch'io. Speravo tu potessi tramandarmi al mio ritorno, ma sarà difficile dato che siamo dello stesso periodo.
Kerry, non so che dire, se sarò ancora vivo ti tramanderò più che volentieri. Grazie significa molto per me. Ok. Facciamo un giro qui dell'isolato, vediamo un po'. Pollux, vediamo un po'. Un decreto reale del castello? Beh, dobbiamo farcela a tutti i costi. Ci farà sicuramente salire di grado Ferro, vero? Sì, sarà l'inizio di una grande riscossa per la Colonia 9. Dopo Ferro c'è Acciaio e poi Argento, e quando arriveremo a loro saremo la colonia Chieves più rispettata di tutte. Boh. Diamo un'occhiata qui, eh. Ma qui possiamo salire? Non credo. No, vabbè. Possiamo... vediamo un po', scendiamo. Vediamo un po'. Non credo che dovrò riparlare con qualcuno qui, eh. Ma qui come ci si va, ragazzi? Vabbè, per il momento forse non si può andare. Vai, torniamo sopra. Parla con una o più persone. Vabbè. Comunque il gioco è veramente bello, ragazzi, anche se siamo all'inizio. L'abbiamo già che ben capito che bello, eh. L'abbiamo veramente già che ben capito. Vediamo un po'. Possiamo parlare? Nova Lance Junior, state allerta, mi raccomando. Sembri fin troppo preoccupato, Zeon. Sai qualcosa che noi non sappiamo? No, ma non credo che il Consul sia venuto alla Colonia 9 senza un buon motivo. Dovremmo presumere che questa non sia una missione di routine. Anche tu dovresti star ben attento, amico. Quel tuo cervellino ti farà finire nei guai. Sembrerebbe. Abbiamo fatto tutto qui? Bene, andiamo qui da Roald. Vediamo un po'. Roald, è successo qualcosa? Oh, Noah. No, non è niente. Non voglio distrarti dal tuo incarico. E invece forse sarà utile per entrambi. Dai, dici cosa non va. Ah, il solito impiccione, ma ti ringrazio. Immagino siate al corrente della missione urgente assegnata questa mattina. Così all'improvviso da non darci nemmeno il tempo di preparare l'equipaggiamento. Insomma, abbiamo appena finito di combattere la colonia Sigma. Già, è piuttosto snervante. Trovare le cose non è un problema, ma non siamo abbastanza per andare a raccogliere tutto quello che ci serve. Se è solo questo, posso darvi una mano. Più siamo, prima finiamo, no? Davvero lo faresti? Beh, facciamo parte della missione. Quei rifornimenti serviranno anche a noi. Grazie mille allora. Mi togliete un peso dalle spalle. Nessun problema, cosa ti serve? Ecco la lista. Tremor di Rafani e 3 cespogliette. E per finire 2 porzioni di pesce ricco. Ho caricato a richiesta su una scheda collezione. Puoi controllare se appare? Scheda collezione ricevuta, vai. Allora, schede collezione. Puoi visualizzare le richieste dei personaggi nella sezione schede dello schermo missioni. Aiutandoli potrei aumentare l'intesa e ottenere ricompense. Apri il menu principale con X. Vabbè, questo lo sappiamo. Per controllare l'incarico di Roald devi aprire la tua richiesta collezione, il menu missioni. Ok. Vediamo un po'. In missioni puoi vedere diversi tipi di missione. Passa alla finestra delle schede collezione. Vediamo un po'. Ok. Dopo aver consultato la scheda collezione di Roald, esci dal menu. Allora, qui abbiamo tutto quello che gli serve. Va bene. Usciamo dal menu, vediamo cosa succede. Ottimo, l'ho salvata. Mi spiace affibbiarvi questo incarico, grazie tante. La carne di pesce viene dai Piranax, che nuotano all'entrata della colonia. Mi sembra di ricordare di aver trovato anche mordirafani e cespoglietta in quella zona. È tutto attorno alla colonia, quindi. Fantastico, non serve nemmeno spostarsi, per adesso.
Ecco, allora, e con noi sul pezzo finiremo in un attimo, ma forse qualcosina già l'abbiamo ottenuto. Vi ringrazio. Dopo aver raccolto gli oggetti dobbiamo caricarli nella scheda collezione, giusto? Esattamente, dopo averli registrati tornate qui da me. Io rimarrò qui per controllare e imballare i materiali. Perfetto, ricevuto. Oggetti collezionabili. Gli oggetti collezionabili sono oggetti che puoi trovare sul campo. Sono necessari per completare missioni e gli incarichi relativi alle schede collezione. Allora. Sì. Qui ci viene indicato quello che dobbiamo fare, ragazzi. La mappa si capisce benissimo. Andiamo a destinazione, collezioniamo tutto e poi torneremo a consegnare la scheda collezione, sperando di riuscire di far tutto in questo gameplay. Non credo sia un problema, ma per il momento mi sto bello che zitto, Al momento sto bello che zitto. Allora, combattiamo. Sono di livello 4, quindi va più che bene. Noi siamo di livello 5, loro sono di livello 4, quindi credo che possiamo riuscire tranquillamente a buttarli giù. Chi lo sa? Chi lo sa? Bene. Abbiamo raccolto qualcosa? Sembra... ma qui? Ok. Ma veramente volete... veramente questi credono che mi sconfiggono. Vabbè, va. Lasciamo stare. Lasciamo veramente stare. Via. Lasciamo veramente stare, ragazzi. Lasciamo veramente stare. Allora, che tanto avremo la meglio. Ti distruggerò, garantito. Garantito, parola di Brado. Fosse l'ultima cosa che faccio. Allora, dov'è? Guardate qui dove dobbiamo arrivare adesso. Guardate dove bisogna. Allora, io qui vorrei evitare la battaglia. Vorrei combattere solo con i diretti interessati al momento, e poi magari più avanti. Ah, qui bisogna solo raccogliere, ok. Uno, due e tre, via. Ah, però non è finita, ragazzi, non è finita. Bene. Allora, registrare gli oggetti. Dopo aver ottenuto gli oggetti richiesti, vai a missioni, schede nel menu principale, tieni premuto A per registrarli e completare la missione. Proviamo, Allora, puoi usare le schede collezione anche per registrare gli oggetti collezionabili. Seleziona missioni. Bene. Per verificare i tuoi progressi nella raccolta degli oggetti richiesti, visualizza la relativa scheda. Ecco la scheda. La lista degli oggetti mostra tutti gli oggetti necessari per l'incarico. Ora registriamoli. Molto bene, ci suoneranno. Sì, ok, pare che abbiamo registrato tutto. Quando hai registrato gli oggetti della scheda collezione di Roald, esci dal menu principale. Ok, usciamo. Possiamo tornare. Possiamo tornare, ragazzi. Beh, raccogliamo qualcosina qui. Tanto se sono oggetti che incontreremo per strada. Lì dovrebbe essere l'orario, le 13:43 minuti, forse, non lo so. Non lo so, Torniamo da Roald, che tanto è qui nelle vicinanze. È veramente qui nelle vicinanze, ragazzi, ci siamo, Ci siamo. Interessantissimo. Aha. Torniamo qui. Andiamo a consegnare tutto, Abbiamo tutto quello che hai chiesto. Sì, ho ricevuto la notifica giusto ora, grazie mille. Dovremmo aver finito allora. Allora, posso organizzare per bene le scorte. Ah sì? Fantastico, felici di essere stati d'aiuto.
Vi ricompenserò alla fine della missione, mi raccomando, tornate tutti interi. Ma naturalmente. Naturalmente, e beh. Non le avevo mai usate prima, ma quelle schede collezione sembrano molto utili. Beh sì, ti dicono cosa serve ai tuoi compagni, così ci si può aiutare a vicenda. Ad esempio, sapete che io sono sempre in cerca di quadrifogli fortunati? Ma sono rognosissimi da trovare. Quindi, se inoltre una richiesta e qualcuno li trova, può mandarmeli. Il concetto di base è questo. Fammi capire, abbiamo questo fighissimo sistema a portata di mano e tu lo usi per raccogliere erbacce? Che cretinata! Prova a ripeterlo. Non lo ripetere, non lo ripetere. Fai il bravo. Siamo tutti soldati, non sappiamo mai quanto tempo ci resta e chi sarà ancora qui domani. Eppure, è bello sapere che qualcuno si ricorda di te e che pensa alle tue necessità. Già, è un bel sistema. Chi l'ha creato ha avuto un'ottima idea. Scommetto che ogni tanto usi l'iride per controllare i tuoi amici della colonia 9. Ovviamente. Controlla anche me ogni tanto, ti va? Magari una volta al giorno. Sì, ciao. Avevo già contato di farlo, Mumba. Amici, adesso devo andare a punto di raccolta Pon. Cavolo, è vero. Ci si ritrova alla porta frontale della colonia 9, giusto? Ah, ok. Abbiamo lì il ritrovo in pratica. Andiamo appena siete pronti a partire. Completata. Missioni standard. Grazie alla sua scheda collezioni, il gruppo è riuscito a procurare a Roald ciò che gli serviva per preparare l'imminente operazione. Bene, 480 punti esperienza. Impostare le tecniche. Ecco, ora diventa importante, ragazzi. Puoi impostare le tecniche di un personaggio in personaggi. Tecniche nel menu principale. Ok, altro tutorial. Altra corsa? Penso di sì. Puoi personalizzare le tecniche di ogni personaggio. Personaggi. Seleziona tecniche. Puoi scorrere tra i vari personaggi in ogni momento premendo L o R. Tecniche. Prima di tutto devi selezionare una tecnica da sostituire con un'altra. Ok. Ora scegli una tecnica da inserire nello slot selezionato. Allora, moltiplicatore 3,30, vediamo un po', colpo in salto, vediamo un po'. 25% danni inflitti dopo un collegamento. Proviamo. Una volta impostato colpo in salto, esci dal menu. Accessori, vediamo. Ok, usciamo dal menu. Bene. Bene. Siamo pronti per partire, ragazzi. Abu. Chi lo sa? Ah, qui abbiamo un container. Aspetta, aspetta. Abbiamo il container, ci mancherebbe. Ah, dobbiamo parlare adesso qui, La nostra destinazione per questa missione è la valle di Alfeto, ma è molto lontana. È un percorso duro per un Levnis. Sei sicuro di avere abbastanza cilindri d'etere? Con i nuovi Levnis non dovremmo avere problemi, ce li hanno mandati apposta, credo. Capito, proprio la roba pesante che ti aspetti in una missione ordinata dal castello, Ok, qui abbiamo parlato. Un attimo, Andiamo da Trish. Ehi, Lance, prenditi cura del nostro unico tramandante, mi raccomando. Ricevuto, dopo tutto, attirare il fuoco nemico e il lavoro dei difensori. E assicurati che Yuni si prenda cura di te.
e non solo di noi, ok? Anche i difensori hanno bisogno di cura. Sì, sì, non ti preoccupare. Sappiamo il fatto nostro. Vediamo un po' se abbiamo qualcosa da prendere qui, anche se non credo. Ok. Allora, ragazzi, voi avete ben capito che nel prossimo episodio entreremo. Ok. Ci fermiamo qui con questo episodio. Non mi volete male. Oggetti, qui cosa abbiamo? Un attimino, se no... Ok. Bene, no, perché se no mi dà fastidio che compaiono tutti questi punti qui, eh. Ok. Sistema, cosa... esercitazioni, vediamo un po'. Bene. E consigli, che poi va bene così, insomma. Vediamo un po'. Allora, ragazzi, il vostro Diablotex qui presente, io chiudo qui questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Spero che continuerete a seguire questa serie, perché io la porterò avanti nel migliore dei modi che posso fare. Vi ringrazio di cuore a tutti per il vostro fantastico supporto e torno come sempre alla schermata del titolo. Grazie ancora di cuore, vi do appuntamento con i prossimi episodi. Vi ringrazio ancora, lasciate un like, lasciate un commento se vi fa piacere, non siete di certo obbligati a farlo. Grazie di cuore e io chiudo qui, appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti e alla prossima.